riguarda un po' tutti. E questo senso anche di sensibilizzazione da parte degli studenti, degli alunni, soprattutto diciamo in aree che molto spesso appunto vengono, no, lasciate un po' emarginate quando sono un punto fondamentale. Poi ormai il nostro Salento, fatto di 97 comuni, è praticamente una grande periferia, non abbiamo più dei centri ben delineati, e quindi io veramente vi ringrazio per questa mattina così talmente emozionante, almeno per me, guardando gli occhi di questi bambini. Voi, la sensibilizzazione vostra dei docenti, che spero sia diciamo un punto d'inizio per poter continuare anche a pensare a ciò che ci manca, perché noi abbiamo ormai una sanità, come sapete, che è allo sfascio, pur occupando l'85% del nostro bilancio regionale. Avremo un solo ospedale, un grande solo ospedale, che sarà Vito Fazzi. Avremo pochi SPOC, chiuderanno Galatina, chiuderanno Copertino, chiuderanno Casarano, e quindi diciamo sensibilizzarci verso le problematiche più importanti. Certo, non può essere questo una, come dire, la foglia di fico o il tamponare una situazione che non va, però molto spesso le buone pratiche iniziano proprio dalla scuola, che è l'elemento secondo me principale per le famiglie e per i nostri bambini. Grazie veramente della splendida mattina.